La condanna alla fine è arrivata ed è stata piuttosto pesante, dovrà passare, pensate, 8 anni di carcere reclusa Gail Newman, la 25enne che ha ingannato una coetanea facendole credere di essere un uomo e per portarsi a letto lui ha escogitato una messa in scena ai limiti del surreale. Il giudice Roger Blackwell del Tribunale di Chester in Inghilterra, che in passato ha inflitto pene più lievi a pedofili e professoresse Hot, non ha avuto pietà di lei, definendola ossessionante, manipolatrice, falsa, perfida, intrigante e molto determinata, con gravi disturbi della personalità, in una parola molto pericolosa. Gail, dalla ricostruzione che aveva agganciato la sua preda tramite Facebook, dicendo di chiamarsi Karen Fortune, aveva raccontato alla ragazza di intesa disagio per il proprio aspetto da quando aveva subito un intervento delicato al cervello e per tale motivo non voleva essere guardata. Da lei pretendeva quindi una fiducia cieca in senso letterale. Durante i loro incontri la vittima del suo raggiro doveva restare bendata, impostando la voce di sessualità molto profonde e stringendo il seno con dei fasci per appiattirlo, vietando alla ragazza di toccare le parti intime. Nell'arco di 2 anni Gail era riuscita a farle credere di essere un uomo e ad avere con lei almeno una dozzina di rapporti sessuali, indossando un finto pene, fino al giorno in cui la sua amante ha deciso di strapparsi la bena dagli occhi, probabilmente faceva l'amore, ed è rimasta scioccata trovandosi davanti alla cruda realtà. Gail si è difesa in tribunale dicendo che sua partner sapeva benissimo che lei era una donna, che era consenziente, che loro era un rapporto tra lesbiche. Ma il giudice ovviamente non le ha creduto, la vittima si è detta devastata da questa esperienza che le ha lasciato profondi traumi a livello psicologico e di sicuro non si fiderà più di nessuno in modo totale, dopo aver capito di essere stata cieca a rinvii del possibile. Grazie utenti, il video termina qua, un saluto e a presto.